fatto per primo. Allora, mi dispiace cominciare con una premessa, ma devo farla perché io sono molto favorevole al conflitto, penso che il conflitto faccia sviluppare il mondo e faccia progredire. Però non mi piace parlare, tutto questo parlare di moderare i toni, no? Che tutti dicono moderiamo i toni, perché sempre gli altri. Io stasera non modererò i toni. Una volta qui era tutta campagna. E adesso cosa possiamo fare? Dopo anni di cemento e costruzioni, da Stefania Pellicano mi aspetto che prima difenda il verde rimasto, poi vincoli il verde pubblico ed infine valorizzi e abbellisca i nostri parchi. Ci sono ore del giorno che il traffico sembra quello di Milano, non pensi? Contro il nero del traffico mi aspetto che Stefania Pellicano faccia piste ciclabili adatte a garantire maggiormente la sicurezza, poi più mezzi pubblici e infine un piano del traffico pensato e ragionato. Dicono che senza lavoro bisogna tirare la cinghia, ma qui il problema è che c'è gente che non ha più nemmeno i pantaloni. E allora, come si tira la cinghia? Stefania Pellicano, come sindaco del comune di Seriate, può fare moltissimo. Per esempio, può favorire le idee dei giovani, promuovendo idee intelligenti. Può finanziare le idee sul serio, che da idee possono diventare progetti, e i progetti posti di lavoro. E infine, come sindaca di un comune intelligente, di sicuro non può dimenticare i disoccupati, perché i disoccupati, ce ne sono moltissimi, devono essere aiutati. Lui dice a cuore la nonna, spara a cuore. Pam! Poi. Allora.
proprietari, evidentemente, tutte le classi sociali soprattutto. Però chi è stato bambino sa benissimo che l'identificazione scatta con l'eroe. E questi sono eroi, perché l'identificazione positiva dell'eroe. Non solo. Chi è stato bambino e se lo ricorda, sa che non c'è migliore identificazione, più piacevole, più goduriosa, che identificarsi con l'eroe che muore. L'ultimo racconto, anche qui profetico, Naufragio, è il Titanic, lui, il ragazzo che lascia il posto sulla scialuppa a lei, cioè nel 1886, questo profeta della letteratura, lasciatemelo dire, il Titanic.